Oh, buongiorno ragazzi, buongiorno. Altro giorno buttato qui sui football 2023 con un club selection del Bayer Leverkusen. Ragazzi, lo so, c'è amarezza, c'è tristezza, c'è veramente agonia e voglia di cambiamento, ma questa è la situation. Andiamo a vedere codeste carte. Tra l'altro, secondo me due sono abbastanza carucce da potenziare, vi devo dire la verità. Vi ricordo di attivare le notifiche del canale, ragazzi, e di guardare i link in descrizione perché c'è il canale Telegram e anche il canale della piattaforma Viola. Mi raccomando, vi aspetto anche lì perché adesso, proprio adesso, in questi giorni, si partirà con le live. Non vedo l'ora. Ok, iniziamo con le analisi. E partiremo da un giocatorino che si chiama Eccolo qua, 1,95 m per 96 kg, 19 livelli a disposizione, il che non è male. Guardate le buone stats difensive, comportamento difensivo 77, contrasto 78, aggressività 76, coinvolgimento difensivo 77. La velocità parte da un 70, attenzione a quell'accelerazione 60 che potreste lasciare così, però occhio. Occhio perché quando andrete a prendere palla non dovete scattare con questo giocatore, altrimenti se l'allunga tantissimo e in più è lentissimo. Quindi aumentate magari la velocità, l'accelerazione lasciatela così, aumentate il comportamento difensivo perché vi aiuta anche lì nell'accelerazione per quanto concerne un difensore. Il contrasto va bene, potenziate insomma il più possibile le stats difensive, un po' di velocità e qualche punticino in base alla vostra competenza, stile di gioco. Perché il contrattacco, vabbè, è uno dei più usati, però magari c'è qualcuno di voi che predilige un altro stile di gioco. E vabbè, le abilità non ci interessano a parte qualcuna. Ok, marcatore, intercettazione, muro, dominio palle alte e disimpegno acrobatico. Ragazzi, Ta, se potenziato al massimo, raggiunge l'overall di 91. Quindi può essere un buon giocatore. Shady Pills però semi approvata, Shady Pills semi approvata, ancora non approvata. Partiamo poi con Patrick Schick. 24 livelli di potenziamento, 1,86 m per 73 kg, può fare la punta e solo la punta, io non lo metterei da altre parti. Comportamento offensivo 78, controllo palla 78, dribbling 73, possesso stretto 75. Capite bene che per migliorare la sua situazione, per migliorarla un pochino, bisognerebbe alzargli qualche stats di dribbling, quindi controllo palla, dribbling, possesso stretto. Per forza, anche il comportamento offensivo ovviamente. Però rimane il fatto che comunque è 1,86 m, quindi è comunque un ragazzo abbastanza alto. Io lo farei lo stesso, ragazzi, per migliorare un pochettino la situazione, per farlo girare velocemente anche quando non si preme lo scatto. Proverei ad aumentargli questo dribbling. Finalizzazione 76, colpo di testa 73, velocità 73, accelerazione 70, il che è bassissima. Però sappiamo che per le punte in realtà non è poi così fondamentale avere 85 più di velocità. Magari un pochettino alzategliela, fatelo arrivare almeno a 80 in velocità e qualcosina in più in accelerazione. La potenza di tiro si adeguerà alle vostre scelte. E poi che abbiamo? Competenza, stile di gioco anche lui, contrattacco 80. Vabbè, in pratica, ragazzi, tutte queste carte del Bayer Leverkusen si concentrano con la competenza stile di gioco contrattacco. Quindi qualche punticino, se non giocate con il contrattacco, dovreste buttarlo anche nel vostro stile di gioco. Queste sono le abilità, ragazzi. Schick dovrebbe arrivare, se non sbaglio, con 24 livelli. Ha un 92 di overall, 92, che non è male, non è male. Poi abbiamo Diaby e questa è una carta interessante, ragazzi. Una carta molto interessante. Comportamento offensivo 72, controllo palla 77, dribbling 84, quindi parte già da un buonissimo dribbling. Possesso stretto 75, tiro a giro 70, velocità 85, accelerazione 86. Controllo corpo 86. Allora parte con delle stats molto buone in velocità e accelerazione, perché lui ha no 29 livelli,
può raggiungere un overall di 94, ragazzi, 94 di overall. Io lo potenzierei tantissimo in velocità e accelerazione, tanto la potenza di tiro si adegua ed è già buona con un 75. Alzerei assolutamente la finalizzazione e qualche punticino lo metterei anche in i passaggi, il passaggio rasoterra almeno. Poi possesso stretto, controllo palla e comportamento offensivo. E avete risolto. Questa carta può essere molto molto buona anche da super sub, ragazzi. Da far entrare a partita in corso, magari gli ultimi 30, 20 minuti. Contrattacco 80, anche lui, come vi avevo detto prima. Abilità giocatore, queste può anche fare un po' di skill. E, ok, precisione piede debole alta addirittura. Attenzione, Shady Pills approvata per il grande DAB. Bella carta, bella carta. 29 livelli, overall raggiungibile di 94. Quindi diciamo che la Shady Pills approvata è assolutamente per DAB, ragazzi. DAB è il vostro uomo. È il vostro uomo. Guardate che bello, anche questo sguardo penetrante, no? Che vi entra dentro, vi entra dentro. Ok, allora ci vediamo alla prossima, ragazzi. Io purtroppo ho dei problemi con internet in questo momento, che verranno risolti per fortuna. E vi farò sapere per le live, ci sarà una programmazione, inizieremo FIFA, inizieremo la carriera allenatore, inizieremo l'Ultimate Team, inizieremo sperando anche qui a riportare sui football dei contenuti un po' più interessanti, oltre alle analisi. Quindi mi riferisco al continuo del Road to Glory e sperando che si sbrighino a buttare dentro qualche modalità, ma lo scopriremo con il tempo. Ok, io vi mando un abbraccione e ciao a tutti.